Questa sera siamo a Spa-Francorchamps, un circuito storico eccezionale. E allora a questo punto possiamo dirlo: Mazzei pole position, seguito da Giammetta, Merlo, Schiavi e Gravino. Si accendono i semafori, con Mazzei in prima posizione. Lì dietro ci sono i suoi diretti rivali per il titolo. Partiranno in questo momento e partono, dando e attenzione anche all'utilizzo dei push to pass. Guarda quanto è vicino qui Carmine Giammetta, si fa vedere all'interno di Blaschimod. Vediamo se ne ha per... Attenzione! Mamma mia, che momento critico per Mazzei. Una spallata incredibile che poteva metterlo già fuori gioco lì. Ha mantenuto il controllo della sua Audi TT. Mazzei. E ne approfitta Mirko Merlo. Mazzei a Rediglione, infatti è uscito molto più velocino del Kemmel, con Mazzei che si prende adesso la seconda posizione. Qua dietro altra azione ad alta intensità, con Ramoni che gira all'esterno nei confronti di Schiavi. Adesso è ancora in scia di Giuseppe Mazzei, di Mirko Merlo, che comunque avrà l'interno qui all'ingresso di Le Combe. Cerca di sfruttarlo tutto e ce l'ha. Mazzei che va a usare il push to pass, ma come anche Merlo, adesso forse... Wow, sono vicinissimi, va a proteggere l'interno Merlo, ma questo non gli è bastato. Attenzione Iannelli, che passa all'esterno sul cordolo, con Bianchi che lascia spazio. Iannelli che gira all'interno per la prima parte e prende dunque la posizione. Una volta Blanchimont per Giuseppe Mazzei, lì dietro arriva Mirko Merlo che lo manda in testa a coda. E questo potrebbe essere clamoroso, no, ancora una volta un controllo strepitoso del circuito di Spa. Bianchi però avrà l'ingresso qui della 11, con i due che però finiscono. Mamma mia, volano schiaffonissima velocità. Infatti si è presentato anche in maniera molto decisa qui, non dico obbligata, ma giù di lì per le vetture, con un Napoleone che però va a sopravanzare verso a un jolly clamoroso, perché Mazzei deve tenere la posizione. Sì, è tutta una battaglia tra i due, ma alla fine Ramoni... Il rettilineo del Kemmel, con Mazzei che avrà solo un altro push to pass a sua disposizione, e Ramoni mantiene la terza piazza. È d'accordo il pilota del team Sim Italia. Oh, con un controllo al limite ancora di la vittoria qui in Belgio per l'ultimo appuntamento. Lì dietro arriva anche Mirko Merlo, con Mazzei che ondeggia, forse conscio della sua vittoria.